Posso fare una domanda? Siamo di Catania. Perfetto, di dove siete? Di Siena. Avete mai ballato un ballo di coppia? Guardi, sembra proprio... il mercoledì scorso ho preso la mia prima lezione di boogie. Boogie. Io invece faccio un programma sul tango, l'ha mai visto? Ecco, lei vuole ballare il tango? Il tango no, il tango è bellissimo, però ci vuole un marito consenziente che io non ho. Fermi perché non si può fare così in televisione. Okay. Quindi lei vuole imparare a ballare il tango, qual è il marito che non è contento? Le svelo un segreto, lei vada da sola e poi lui la segue. Sicuramente no, penso proprio. Però io vado, anche senza il marito, anche, perché no? Esatto, cos'è che le piace così tanto di questo ballo di coppia? Beh, io non lo conosco bene, però insomma, soltanto le figure secondo me sono bellissime. Cioè, poi ci vuole molta complicità e lo trovo molto sensuale. E lei perché non vuole provare? Perché so pigro. Balli di coppia, tango sì o tango no? Tango sì da guardare. Solo guardare, ma se poi le piace? No, no. Io sono negato per ballare, quindi non mi può piacere. Mi piace guardarlo, quello sì. Infatti la guardo volentieri. Insomma, vi mandano da sole. Durante il corso dell'anno accademico, l'Accademia Progetto Tango offre più possibilità di cominciare questo tango. Anche oggi una prima volta per alcuni che sono venuti a provare i loro primi passi. Finalmente sei qui, Federica, direttamente da Fede 7, della nostra conduttrice di Radio Studio Centrale, è venuta a trovarci. Che te ne è parso? Una bellissima esperienza, tu già me l'avevi detto, insomma ne abbiamo parlato spesso il venerdì mattina, ricordiamo l'appuntamento dalle 7.25 alle 8.20, gocce di tango su Radio Studio Centrale. Invadiamo lo spazio di Federica che invece va in onda dalle 7 alle 10. È un'invasione simpatica, sono stata fortemente io a volere questo, tu subito hai dato l'invito, quindi è sicuramente bello. Dicevo, finalmente pure io sono venuta e mi sono divertita, ho provato e chissà, magari nascerà un nuovo amore. Noi ti abbiamo visto molto sciolta, a questo punto mi sembra che dobbiamo convincere il partner. Sì, dobbiamo convincere il partner, lo troverò, qualcuno che vorrà venire, faccio un appello. Ecco, facciamo un appello per Fede, vai. Cerco un uomo per ballare il tango, quindi fatevi avanti attraverso insomma il nostro programma, fateci sapere. Non oso immaginare in quanti si faranno avanti. Già ballerino di altri balli di coppia, oggi hai provato a vedere un po' il tango. Ti è piaciuto qualcosa? Ti ha colpito? Eccezionale tutto, assolutamente, l'atmosfera, la gente e l'emozione che ti dà il tango, assolutamente. Una bella sensazione, una grande carica di adrenalina davvero. Nonostante l'eleganza e la passione, questo senso di pace, una bella carica di adrenalina. Io approfitto del fatto che sei un ballerino e quindi hai fatto altri balli di coppia per chiederti qual è la cosa che ti è sembrata un po' diversa o forse anche un po' più difficile rispetto ad altri balli di coppia, se qualcosa ti è sembrata tale. Ma probabilmente l'impegno che bisogna mettere nel tango, quello lì probabilmente è la differenza rispetto alle altre discipline che ho fatto, per cui direi decisamente l'impegno. Ti vedremo in pista? Spero proprio di sì, spero proprio di sì. Lo speriamo anche noi. Il tango per noi, lo diciamo sempre all'inizio, è come un linguaggio. Noi dobbiamo imparare un nuovo modo di parlare, ma di parlare con il corpo. Una volta che abbiamo imparato questo,
un linguaggio nuovo, il tango diventerà improvvisazione. Perché a volte avete sentito dire il tango si improvvisa, è vero, si improvvisa, ma su un codice comune. Perché se io non conosco il codice, è difficile entrare in pista e andare a improvvisare. Una volta che ho imparato il codice, l'improvvisazione è la base naturale del tango, di cui adesso parleremo subito. Quindi è come se noi dovessimo imparare un linguaggio nuovo, l'inglese, no? La nuova lingua. Noi dobbiamo imparare intanto delle parole, che dovremmo poi mettere una di seguito all'altra con dei termini di congiunzione, di predicati e così via. Quindi le parole sono importanti nel tango. Io devo essere in grado di saper parlare, saper dire una parola, e la donna deve essere in grado di saper rispondere a quella parola. Da qui il dialogo che si instaura mentre si balla il tango. Un dialogo che sarà sempre nuovo, sarà sempre diverso, sarà sempre legato al momento in cui il ballerino e la ballerina sentono quel brano. Perché quel brano, ballato due volte di seguito, nello stesso momento, non sarà mai ballato con gli stessi passi. Da qui l'improvvisazione del tango legata all'improvvisazione di cui parlavamo prima e al linguaggio che dobbiamo imparare. Solo un odore, un vergogno, un evo, una mano, c'era amor, un 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 amor
attività all'Accademia Progetto Tango sono sempre tantissime e sempre più interessanti. Adesso si studia anche la chacarera, un ballo tipico argentino, folcloristico, che ci permette di addentrarci sempre di più in quello che è soprattutto non solo un ballo ma anche una cultura straordinaria. Un viejo me dio un consejo para poder merecer dar una vuelta a la plaza y antes del anochecer. Pasaron vueltas y vueltas, varios días y hasta un mes, ocho pares de alpargatas, pero ninguna mujer. Ya me dicen crinas de oro, vela y que desfachatez, se asustan de verme solo si eso ya es testarudez. A los que le dicen fieros, no se dejen convencer, macana de los cristianos, distintas formas de ver. Vámonos otra. Yo vivo sol, soltero y sin un querer. Los vasos son mis amores y el boliche es mi mujer. A proposito di chacarera, non possiamo non farvi ascoltare una splendida intervista rilasciata dal maestro argentino Roberto Herrera, che abbiamo incontrato la scorsa estate a Stromboli e che è proprio un esperto di queste danze tipiche del folklore argentino. Sentiamo. Lei fa anche i balli folcloristici, ce lo spiega in cosa consiste? Sì, come no. Il ballo folcloristico dell'Argentina tiene una mistura un po' diversa, però simile anche con il tango argentino. Un po' diversa nel senso di che si assimila abbastanza al flamenco, abbastanza, perché anche si fa, no, il tip-tap, noi diciamo zapateo, che è diverso. E sempre diceva Zapateo e mi diceva il zapatero, perché era il presidente d'Espagna, che già non è più. Il zapateo, che è questo molto, molto bello, e anche tiene una impronta totalmente argentina. Cosa è il zapateo in Argentina? Si tratta di fare una rappresentazione di lo che era un animale molto, molto importante, il cavallo, per chi era il contadino, il gaucho. Era imprescindibile il cavallo per fare il lavoro che si faceva, no, nel rural, nel campo. E entonces imitano il suono del cavallo, diciamo, è questo, no? Il galope quando vai veloce. Quindi è proprio caratteristico. Totalmente caratteristico. E anche da lì si hanno prendito altre cose di fantasia, perché qualcuno deve conoscere sicuramente le boleadoras, che sono quelle bolas che si fanno così. Questo è un strumento veramente che si utilizza tanto per la caccia, per cazzare animali come avestruces o cavalli selvaggi, o anche per la guerra. Per la guerra si utilizzavano. Ci siamo fatti un'idea. Thank you.
Oggi sì, oggi facciamo un po' di questa cosa, contare un po' di questa storia che è molto importante anche perché chi non lo conosce lo prende solamente come un esercizio, una cosa, un'acrobazia, però no, tiene tutta una storia, un perché tutto quello che si fa, no? Así che per me è un grande piacere. All'anno nuovo, giorno 1, l'abbiamo trascorso al Palazzo Biscari con una coppia eccezionale della quale abbiamo seguito la splendida esibizione. Non ci siamo persi niente, non fatelo neppure voi. Continuano le nostre rubriche, adesso vedremo Gocce di Tango, la lezione dei nostri amatissimi maestri Donatella e Angelo Grasso. Thank you.
In questa sequenza possiamo vedere un molinette a destra chiuso da un sancucito. Da una salita cruzada, marca voleo all'incrocio e all'ocio adelante e poi chiude con un molinette a destra con ocio cortato e patanita. Continuiamo con la nostra rubrica Città che vai, Milonga che trovi. Abbiamo partecipato ad una milonga particolare in un noto centro commerciale della provincia di Catania, una manifestazione di tango all'interno della Kermesse Suonami, targata Snack Eventi. DJ d'eccezione Massimo Adorno, che ha ballato e fatto ballare i suoi allievi e tutti i curiosi intervenuti. Anche questa puntata volge al termine, però non perdete le ultime rubriche perché sono davvero speciali. Il nostro tango DJ e il nostro attore, specialissime soprattutto per me. Ti abbiamo visto in una veste inedita, quella di tango DJ, quindi a questo punto ti tocca fare anche a te la playlist per la trasmissione e intanto dirci come ti sei approcciato a questa esperienza, cosa hai pensato per fare ballare gli altri? È un percorso abbastanza lungo e diciamo impegnativo da un lato e divertente dall'altro. Bisogna vedere appunto quali, che cosa innanzitutto piace alle persone che ballano il tango. L'epoca d'oro è la più conosciuta, la più utilizzata diciamo in Europa, e quando vai giri conosci tante orchestre da Fresedo, di Sarli, e ti aiutano molto a crescere, a far crescere anche l'ambientazione, il modo di appunto di approcciarsi al tango, perché c'è sia il ritmato, il solo tango, come si può dire, il solo compass, il solo tempo che c'è di Biagi o da Rienzo, e alcune invece orchestre che riescono a prendere invece la passionalità del tango, come appunto Calò, ci sono bellissime orchestre, famosissimo Pugliese,
che proprio riescono a dare un grande calore all'orchestra, chiaramente alla milonga. Chiaramente per poter gestire tutta la milonga bisogna amalgamare bene queste cose. Non è che io abbia trovato la giusta chiave per qualsiasi elemento, però piano piano si riescono a capire alcuni punti piacevoli per far divertire le persone. Tu balli da tanti anni, è cambiato il tuo gusto musicale in questo tempo? Sì, notevolmente. Il cambiamento più netto, quello più importante? Il più netto e importante è questo: prima tendi a cercare soltanto il ritmo, il tempo, non il divertimento, appunto il tempo e i brani più ritmati li senti maggiormente tuoi, più vicini. Poi comincia crescendo nell'esperienza, comincia a prendere più dimestichezza con quelle che sono le atmosfere, che possono variare se c'è la pomeridiana, se è di notte, con chi stai ballando, se le persone sono molto esperienti oppure di meno. E quindi la musica proprio cambia. Se tu balli alle 3 del mattino non è uguale a come ballare alle 6 del pomeriggio, assolutamente. E soprattutto anche il modo come devono essere le tande, devono modulare l'onda di come la notte o il pomeriggio deve portare le persone a invaghirsi e a distrarsi col tango e appassionarsi. Quindi è creare la buona onda è l'obiettivo, ovviamente. Adesso crea una tanda adatta al nostro programma. Assolutamente. Tua coscienza pura che perdi tuo amore, nada más que por calmarte. Mi chiamo Tango, provengo da Buenos Aires e ho poco più di 100 anni, anche se qualcuno mi considera molto ma molto più vecchio, tanto le mie origini sono confuse e contese. Posso essere l'espressione più alta della nostalgia, del rancore per il tradimento, della percezione del tempo che passa e che non ritornerà, del riconoscimento delle proprie origini, del rapporto intimo che si crea fra l'uomo e la donna, nella vita o nell'abbraccio della mia danza. Nella mia lunga vita sono stato amato e nel contempo odiato, represso e idolatrato, esportato e importato. Ho conquistato il pubblico di ogni ceto sociale, dai poveracci dei sobborghi di Buenos Aires ai nobili europei, e perfino un papa mi diede il suo consenso. Riappaio ciclicamente anche nei paesi più lontani, dalla Svezia al Giappone, e l'unica risposta possibile al quesito di che cosa abbiano in comune gli svedesi e i giapponesi con i portenios, beh, credo che siano semplicemente i sentimenti. Ci sono persone a cui semplicemente il tango piace, altre che ne sono affascinate. Per molte altre ancora il tango è una forma di vita o il mezzo attraverso cui si esplica la loro vita. E non mancano le persone che non possono vivere senza il tango. Per qualcuno il tango è la musica che riempie gli angoli della sua esistenza, la radio, il fischiettio, la canzone sotto la doccia. Altri considerano il tango come oggetto di studio e scavano fino all'origine della sua storia. Ci sono i milongueros che consumano scarpe soltanto 7 notti alla settimana per andare a ballare. Il tango è tutto ciò, ciascuna particella è ancor di più. È una decisione personale prenderne un pezzettino, o molto, o tutto. A qualcuno piace salire su un albero, altri percorrono i boschi. Tanghear può voler dire uscire a milonghear, oppure andare in una bettola ad ascoltare del buon tango. Per fortuna, le limitazioni sono soltanto dentro noi stessi. Oggi con grandissimo orgoglio, gioia, soddisfazione, non so quale termine utilizzare, vi dico che avrei dovuto salutarvi perché l'originale Febbre da Tango doveva concludersi alla 10ª puntata, ma il successo della trasmissione, il calore dei telespettatori, di tutti quelli che ci seguono con le mail sulla pagina, taggandovi nelle foto, partecipando alle serate, dando suggerimenti, insomma grazie a voi, a tutti i vostri contributi. Febbre da Tango non si ferma, continuiamo per altre 5 puntate e qualche replica perché dobbiamo un attimo mettere a punto il lavoro, e questa è una comunicazione che do con grandissima gioia, quindi non vi saluto ma vi dico che l'appuntamento ritorna venerdì prossimo alle 21 su Sesta Rete, l'originale Febbre da Tango.